Qual associazione per un alveare quante armi occorrono? Per un alveare quante armi occorrono? Una. Noi dobbiamo pensare che l'arnia è la casetta di Leia. Si intendeva l'apiario. L'apiario è l'insieme degli alveari, c'è tante casette per due, tre, quattro, cinque, sì. Almeno sì, due. Sì, due o tre, perché una veramente non... Ma per fare almeno un confronto. O a volte quella parte prima e quell'altra parte dopo, allora pure per aiutarla una con l'altra, cioè una sola è proprio riduttiva. Avevamo detto, che costo? Il costo, allora, uno sciame è arrivato, parliamo solo di api proprio, che si vendono su 5-6 telaini, stiamo sui 100, anche 110 euro. Un'arnia col melario, forse pure di più. Oh, se vogliamo prendere un'arnia più così, pure 60-70 euro. Arnie abbandonate. Diciamo, bisogna bruciarle o possono Perché non sappiamo la vita di questo alveare, nel senso che andrebbero fatte proprio nere con la fiamma dentro, cioè andrebbero ultra disinfettate prima di essere utilizzate, o lavarle con la soda, insomma. Io farei così, perché poi ci andiamo magari ad inserire, ma questo non per la varroa, ma per la peste americana, le spore di peste americana, quelle sono che... se non ci fai una buona... Preferisci riattivarlo, pulirlo e non bruciarlo. Farei così perché magari ci proverei piano piano a mettere un alveare, perché peccato quando ci sono delle arnie che non sono proprio rovinate, che magari ecco conviene buttarle, sì, fare, però le pulire molto bene, ma molto bene vuol dire che pure i distanziatori in ferro, le angolature in ferro che stanno dette tutte staccate, perché là va tolta prima tutta la propoli con la fiamma, tolta tutta la propoli che le api hanno messo, poi pulirla per bene. Allora la rete sotto, pure tutta pulita, quella è piena, magari sostituire proprio la rete a questo punto, perché tanto si vendono, il fondo proprio a metterci. Ma non di legno, parliamo della Romania, le trovi pure a 50 euro. Cioè, nel mondo ecologista si dice di non puntare su un'unica attività, ma se ci sono le api c'è anche un po' di agricoltura. Ma infatti molti hanno inserito le api, ma perché già avevano... Per integrare, solo per integrare, è difficile ad oggi anche qui nel Molise trovare l'apicoltore che fa solo apicoltura, perché tutti hanno un altro lavoro, tutti hanno come mega scelto di fare solo quello, cioè io solo questo faccio. Cosa ti ha arricchito umanamente uno? E l'altra cosa... No, io, che rapporto è? Allora, io dico sempre, penso di stare facendo qualcosa di nobile, cioè il lavoro dell'apicoltore è un qualcosa di nobile, di bello. Poi noi sappiamo fare tutto, siamo falegnami perché aggiustiamo le arnie, siamo ecco agricoltori, siamo anche dei botanici, cioè nel senso noi dobbiamo conoscere necessariamente il territorio, le fioriture che ci sono, ci dobbiamo guardare molto intorno. E poi veramente è un lavoro che ti organizzi tu anno per anno, non è quando sei dipendente di un ufficio, di una cosa. Tu ecco, io ad esempio per me è stata un'attività multifunzionale, perché io non mi sono fermata solo con le api. Io ho fatto corsi di formazione nel carcere di Campobasso, carcere di Lavino, quindi tutta la parte del sociale, agricoltura sociale. Ho fatto con gli immigrati corsi di apicoltura, quindi è stato bello vedere questi ragazzi che sono venuti in apiario da me, e molti che mi raccontavano che magari qualcosa facevano pure loro lì, cioè, e io ho fatto il discorso delle api bomboniere, le bomboniere con i prodotti dell'alveare, cioè volendo, cioè dalle api poi ti puoi creare una miriade di opportunità. Il fatto di col diretti, abbiamo fatto tanti progetti nelle scuole, progetti con gli anziani, quest'anno andare dagli anziani, quelli quando ci vedevano a me e a questa amica AgriChef, cioè vedevano, sembrava che vedevano, perché avevano modo finalmente di raccontare quello che succedeva, le ricette di una volta. È stato bello veramente per loro, sia quando li andavamo a trovare, il fatto che ci annotavamo le ricette, abbiamo trovato dei libri di ricette antichi proprio, perciò a me ha dato molto, e dire no basta smetto
cioè ci penso spesso perché è pesante, io ho preso già due erdi al disco, insomma poi per una donna è abbastanza faticoso, però volendo, se uno ecco non si abbatte, le possibilità potrebbero essere tante, perché cioè poi, collaboratori, collaboratrici, no, tutto, io tutto da me. Ho avuto dei ragazzi, mi ricordo qualche anno fa, che veniva dall'Afghanistan e mi ha aiutato e tutto, però fanno sempre quel percorso e poi vanno via, purtroppo non c'è poi uno che ti rimane lì. No. E per i bambini? Per i bambini e bambine hai fatto incontri nelle scuole? Sì, periodicamente. La risposta qual è? No, le scuole aderiscono purché non si chiedano soldi, insomma. Vabbè, perché ci stanno i progetti delle scuole, insomma. Però se a volte se chiedi pure un minimo, magari a bambino, cioè se vogliono fare quest'uscita, 5 euro a bambino e cose, magari il genitore è pure contento, dice vengono a fare, no, io faccio le smielature all'aperto, cioè ho fatto diverse cose con i ragazzi sono troppo contenti, perché per loro le api è un mondo affascinante, ma lo è per l'adulto, quindi figuriamoci. Prima cosa, per mettere gli alveari, tu chiaramente vai prima a vedere la zona per suggerire dove metterlo, oppure? Sì, si va prima a vedere la zona, quindi se ad esempio gli alveari sono molto soggetti a furti, purtroppo altri apicoltori disonesti rubano, quindi trovare anche un posto non proprio sperduto, vicino a delle abitazioni, questo aiuta, perché quando si fa nomadismo li devi lasciare là incustodite, quindi trovare anche il posto giusto per quello, e poi vedere anche il tipo di fioritura. Certo non te ne vai nella zona industriale, non te ne vai perché ecco, non è il caso, però loro si calcola che comunque viaggiano 3 chilometri di distanza, quindi... Quando si parla di api si parla di forse del primo anello della catena, se vogliamo, ambientale, naturale, perché senza le api nessuno di noi potrebbe sopravvivere. Quindi la tutela di questo mondo è assolutamente una priorità, e al di là degli aspetti chiaramente poi che diventano anche gastronomici, tutto quello di lavoro, tutto quello che c'è intorno, l'ape dal punto di vista, come dicevo, naturale è importantissimo. Nel comune di Campobasso io ho cercato, insomma, nel mio piccolo, di avviare una serie di politiche a tutela chiaramente generale dell'ambiente, ma in particolare abbiamo puntato alla tutela delle api, perché spesso quando si parla di api sì, sono tutti quanti d'accordo, però poi su alcuni aspetti si dimentica di attuare delle politiche concrete. Posso farvi alcuni esempi. Durante il mio mandato a Campobasso non è stato gettato una goccia di disturbante, per scelta. È una scelta scomoda. Una scelta scomoda che mi ha comportato pure un sacco di problemi, no? Le polemiche le conoscete, ci sono le erbacce che crescono, chiaramente un aumento di onere di manutenzione, perché è chiaro, è comodo, uno va disturbante e sta a posto per tutta l'estate. Però ho cercato di far capire alle persone, guardate che quello che noi buttiamo a terra, il vantaggio, chiamiamolo vantaggio, di vedere il marciapiede magari pulito, in realtà quello che noi buttiamo prima o poi ce lo ritroviamo in un piatto, ce lo mangiamo, poi quando ci ammaliamo noi dobbiamo maledire qualcuno, perché probabilmente siamo noi stessi gli artefici di quello che è, appunto, del veleno che buttiamo in giro per l'ambiente. Stesso dicasi un'altra delle infinite polemiche per, avete sentito parlare sicuramente di zanzare, di disinfestazione per le zanzare. Io negli ultimi 5 anni ho abolito in città la disinfestazione adulticida, cioè quella contro le zanzare, che è una pratica assolutamente, innanzitutto, fuori legge, perché non è prevista dalla norma, quindi non ho fatto null'altro che applicare la norma, cosa che invece tantissimi sindaci disattendono, perché si divertono a irrorare le nostre città, i nostri paesi di veleni, che chiaramente ammazzano non solo le zanzare, ma per 48 ore, perché poi dopo 2 giorni stiamo punto e a capo, e abbiamo delle zanzare sempre più forti e resistenti, quindi diventa controproducente, ma soprattutto quelle porcherie che, oltre che ce le respiriamo noi ovviamente,
provocando le stesse cose di prima, ma chiaramente vanno a incidere tantissimo anche sulla popolazione delle api. E quindi anche questo, scelta impopolare, perché ti fai un sacco di nemici, come me ne sono fatti io, però ho preferito mettere al primo posto l'ambiente, sempre e comunque, e in secondo posto il gradimento dei cittadini. Ma anche una lezione di vita è questa, ecco, piccole vogliamo. Di contro magari abbiamo lavorato anche sulla diffusione ad esempio delle bat box per i pipistrelli, far capire che ci sono rimedi naturali che possono a lungo andare, ovviamente, ma non è che con 10 casette di pipistrelli abbiamo risolto il problema in una città, però le abbiamo diffuse tante, le abbiamo messe tante anche ai privati e in qualche modo insomma c'è sempre una soluzione naturale. Ho perso il conto, questo lo devo ammettere, ho perso il conto delle migliaia di alberi che in questi anni abbiamo piantato, alberi e arbusti di tutti i tipi, con un occhio particolare alle piante mellifere che ovviamente sviluppano maggiormente l'attività delle api. Un'attività che a Campobasso si era fermata, mi permetto di dire, forse per 50 anni, si parla sempre di città giardino, di vecchie splendori dal punto di vista botanico, però in realtà tutta la bellezza che abbiamo in città ce l'abbiamo per chi 100 anni fa hanno lavorato molto bene. Poi c'è stato un vuoto di 50 anni, chiaramente il patrimonio arboreo, botanico, proprio di una città va a decadere se non c'è un ricambio continuo. Su questo abbiamo lavorato tantissimo, probabilmente ne godrà chi verrà fra 10, 15, 20, 50 anni, perché avrà di nuovo una grossa presenza arborea, però è dovere di chi gestisce, di chi amministra e di chi passa lasciare e lavorare per il futuro. Primo miele andiamo ad assaggiare un castagno. Io volevo passare col coriandolo prima, però vabbè, perché il castagno avendo un retrogusto amarognolo un po' più forte, poi dopo se ci andiamo ad assaggiare un altro miele che invece ha gusti totalmente diversi, più dolce, magari non lo apprezziamo tanto, però non stiamo qui a fare l'analisi proprio sensoriale. Quindi, iniziamo così, che se mancano io ne faccio altri. L'analisi sensoriale la dovremmo andare a fare proprio con una scheda, in modo che ognuno di noi ha la possibilità anche di andare a vedere. Prima di assaggiarlo, magari una semplice accortezza, andiamolo prima a guardare, quindi il colore. Basiamoci prima sul primo, la prima caratteristica, che è quella visiva, il colore. Poi andiamo magari a cercarlo di odorare, si fa spesso girando un po' il miele intorno al bicchierino e mettendolo vicino, proprio vicino vicino al naso. E vediamo un poco anche quello che ci può ricordare, a che cosa lo associamo. Scusami, le castagne delle castagne, ci stanno i castagneti. Allora, qua in Molise stanno nella parte di Guardia Regia, San Polo Matese, queste sono un po' le zone. Ad esempio, questo castagno di adesso, che vi ho portato adesso, non è proprio puro castagno. Questo perché? Perché in concomitanza è sbocciato anche del rovo, quindi magari all'interno di questo castagno ci sono anche altre fioriture, però prevalentemente si sente come tipologia. Franco, però ci sono dei castagni molto più aromatici. Poi stavo pensando, se oggi sarebbe stato proprio ideale a fare l'assaggio a quel tempo. Le varie caratteristiche, poi andiamo a portare alla bocca. Posso fare una domanda? Sì. Ma è vero che il miele non va bene per i diabetici? Allora, ovviamente come tutte le cose non bisogna abusarne, ci sono dei miele, ad esempio l'acacia è molto più ricco di fruttosio e quindi anche un po' più digeribile. Dobbiamo pensare anche a questo, rispetto allo zucchero, al saccaroso, l'organismo quando mangia lo zucchero lo deve scindere, lo deve dividere. E quindi scatta l'insulina per dividerlo, per scomporlo. Il miele è fruttosio e glucosio già diviso, semplice, su zuccheri semplici, quindi molto meglio utilizzare
quel certo, senza appunto quel piccolo cucchiaino, magari andandoci su questi mieli come la cacia, che sono più ricchi di fruttosio, quindi anche più delicati, non esagerando, ma molto meglio quello con lo zucchero, perché l'organismo lo deve digerire prima lo zucchero, mentre il miele sono zuccheri semplici, glucosio e fruttosio allo stato semplice. In Grecia fanno solo dolci al miele, in Grecia. Sì, conviene un po' assaporarlo, poi pensate che tra un miele e l'altro va mangiato un pezzettino di mela che ci pulisce bene il palato, e poi si passa ad assaggiare il miele successivo. Quando andiamo a fare gli assaggiatori di miele, ad esempio l'anno scorso la nostra associazione, sono stata io la promotrice perché ci tenevo tanto, abbiamo fatto il primo concorso dei mieli molisani qua a Campobasso, e abbiamo partecipato oltre una quarantina di campionature, quindi per noi è stato un successone, ma quest'anno lo rifacciamo come concorso. E questo ci ha dato la possibilità di assaggiare nei fiori presenti nelle nostre zone. Questo concorso ci ha fatto anche notare che ci sono dei mieli bellissimi qua nel Molise, perché ci sono arrivate campionature, e poi abbiamo fatto fare le analisi dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, e sono usciti veramente con caratteristiche ottime, mieli puliti, ed è stato veramente bello. Comunque quest'anno lo andiamo a rifare, penso che si farà sempre verso settembre, però per l'apicoltore è stato bello, perché vedere un miele premiato con determinate caratteristiche, perché poi abbiamo dato all'apicoltore sia le analisi dell'Istituto Zooprofilattico, ma anche la scheda sensoriale che noi assaggiatori avevamo fatto a quel miele, quindi per l'apicoltore è stato bello. Infatti ha preso il premio un ragazzo proprio con il coriandolo, un ragazzo di Morrone, lui è stato un traguardo, infatti poi l'ha pubblicizzato su Facebook questo fatto, perché e noi abbiamo, con questo concorso siamo riusciti a dare anche tante informazioni all'apicoltore, perché molto spesso ci sono arrivati dei mieli non pulitissimi, allora abbiamo detto cerca di usare bene il filtro, quindi, oppure mieli che avevano un'umidità troppo elevata, allora attenzione, usa il refrattometro, vedi l'umidità, perché rischi di fare tanto lavoro e poi di andare a dare un prodotto. Quindi per l'apicoltore è stato buono anche questo scambio di informazione, o la capsula non era perfettamente lì, perché noi abbiamo fatto uscire anche quei mieli che magari le capsule avevano qualche puntino di sporcizia, di cosa. Ma questo perché? Perché doveva essere proprio che l'apicoltore non solo il miele doveva essere buono, ma doveva lavorare anche in un certo modo, quindi ci doveva presentare il prodotto anche in un certo modo, e devo dire è stata una cosa il miele di castagno non dovrebbe cristallizzare, perché è ricco di fruttosio come la cacia, però può succedere in alcuni castagni, come abbiamo detto, che ci è andato magari un altro tipo di fioritura, allora ci può essere che se cristallizza un po', e allora non è tutto puro castagno, ma il castagno non dovrebbe mai cristallizzare, cioè nel tempo dovrebbe, come la cacia, dovrebbe rimanere sempre bello. Suggerire all'assessore Simone di fare questo incontro a Campobasso, e non solo, di fare qui un incontro per sentire osservazioni e riconoscimenti sui 5 anni di attività, perché sento critiche e osservazioni. E anche elogi, anche elogi. Voglio ricordare che Cleopatra, a differenza dei genitori di origine greca, aveva imparato l'egiziano per andare di nascosto tra la gente ad ascoltare critiche e osservazioni. Parlava 5 lingue. 7. È anche una bella festa. Per esempio, c'è qui l'amico Sandro, il mio nipote apicoltore, che ha portato l'organetto, perché ogni volta suoniamo o cantiamo in omaggio alle api, e sarebbe carino con i bambini imparare quella canzone, l'Ape Maia, che è banalizzata, però In una scuola dell'infanzia, mi ricordo, i bambini avevano
una primaria, avevano realizzato una poesia inventata da loro sulle api, io ce l'ho ancora conservata, bellissima. La volta prossima porta, certo, poesie, racconti. Tutti il materiale, no, i disegni poi che hanno fatto, veramente. E quindi sarebbe carino una bella festa con tutti i disegni, canzoni. Allora, io ero partita, ma tempo fa, con un piccolo museo di apicoltura a Ferrazzano. Ero riuscita a trovare un po' di materiale di una volta, e quello sarebbe, ad esempio, un bellissimo. Giovanna Cuomo oggi è presentata, ha fatto la spiegazione sulle api, stava a guardare e tanto sembrate che